Raffaele Di Gennaro e Gianmarco Ingrosso sono gli ultimi due tasselli ufficiali inseriti nel mosaico Pescara, due calciatori che il tecnico Gaetano Auteri ha già avuto alle proprie dipendenze a Catanzaro e Matera rispettivamente, e questo può facilitare il processo di inserimento nel gruppo, sapendo già cosa chiede alla squadra il tecnico di Floridia. Anzi, possono essere, Ingrosso in particolare per i sincronismi della fase difensiva, un importante ausilio per lo stesso Auteri. In attesa di sviluppi sul fronte Pigliacelli, il Delfino con Di Gennaro ha comunque colmato il vuoto lasciato dalla partenza di Vincenzo Fiorillo. Con Ingrosso va prendendo forma la batteria di difensori centrali, un trio, Ijanes, Drudi, Ingrosso, che può essere quello ipoteticamente titolare, con Frascatore e il promettente Baby Veroli alternative. Probabile che da qui alla fine del mercato ci sia bisogno di un altro puntello. Fasce coperte con Rasi e Nzita a sinistra, Zappella e Cancellotti a destra. Solo l'eventuale uscita di Nzita richiederebbe un innesto sul binario mancino. Per questo il Delfino ha messo nel suo radar lo svincolato Luca Germoni, scuola Lazio ed ex, tra le altre, di Ternana Juve Stabia. Abbondanza per il reparto mediano, per il quale nel 3-4-3 di Auteri sono due i posti a disposizione. Memusciai, Busellato, Pompetti, Valdifiori e Diambò danno abbondanza, ma il Pescara è pronto ad un nuovo innesto in caso di uscita di un big, uno tra Busellato e Valdifiori. Gli obiettivi, nel caso, restano Marco Armellino del Monza e Carlo Derisio del Bari. Anche in attacco c'è abbondanza per i tre posti disponibili: De Marchi, Ferrari, Dursi, Marilungo, Galano, Di Grazia, Bocic, Belloni e, volendo, anche il primavera moldavo Blanuta. Con Liozzi, obiettivo della prima ora, accasatosi al Como, con Panico, che ha appena firmato per la Juve Stabia, e Melchiorri, vicinissimo al Siena, ulteriori interventi si potranno vagliare in caso di uscite. Infrenata la trattativa per Di Grazia al Foggia, mentre per Galano non si registrano al momento offerte che soddisfino il presidente Sebastiani. Questo dunque il quadro a poche ore da alcuni test che diranno a che punto è il lavoro di Auteri e dei suoi calciatori. Domani l'amichevole di lusso al Patini contro il Napoli, che così chiuderà il suo ritiro abruzzese a Castel di Sangro. Già giovedì alle 20:45 contro l'Olbia, il primo match ufficiale per il primo turno di Coppa Italia di Serie C. Gara secca, in palio la qualificazione al turno successivo. Opportunità per vedere i nuovi e per capire dove e cosa c'è da migliorare nelle ultime due settimane di mercato, anche in vista della prima di campionato del 29 agosto con l'Ancona Materica. Sarà anche il momento per i tifosi di riavvicinarsi alla squadra. A tal proposito, in vista dell'amichevole con Napoli, già da ieri pomeriggio e fino a domani a mezzogiorno sono stati adibiti a Pescara tre punti vendita per i biglietti destinati ai soli tifosi biancazzurri: La Voce dei Pescaresi in via Valignani, Bar Profeta in via Tiburtina e Tabaccheria di Bacco a via Lebovio. Prezzo del biglietto 20 euro. Accesso allo stadio solo con Green Pass, e all'interno dell'impianto i tifosi dovranno tenere indossata la mascherina e rispettare il distanziamento di almeno un metro.